Edoardo Raspelli, critico gastronomico, presente a questo lancio ufficiale della guida Creatori di Eccellenza nel Food. Io le chiedo subito che cosa significa questo titolo per questa guida di queste 12 tappe nella provincia di Cuneo. Al Castello di Grinzane e Cavour, quando ho avuto la parola tra i tanti relatori anche importanti, significativi di questo convegno, ho detto: sono partito dai difetti. In questo libro la gente non troverà più la parola aria, la parola polvere, la parola pomata di zucchine, queste parole per me terribili che ormai influenzano tutti i menù, gran parte dei menù della ristorazione italiana. La ristorazione italiana sta andando a sbattere, perdendo l'identità con la terra, col territorio, con le tradizioni. In questo libro ci sono 180 pagine di alcuni cuochi significativi, artigiani della provincia di Cuneo, con le loro leconie, con i loro prodotti, con i loro piatti. Viene presentato il territorio, viene raccontato il comune, viene raccontato il ristorante, ma soprattutto la storia artigiana che c'è dietro. Veramente un libro, non l'immaginavo, io l'ho visto oggi pomeriggio per la prima volta qui al Castello di Grinzane, è veramente un libro rivoluzionario. Alla luce della sua esperienza, per non andare a sbattere, come ha detto lei, come si può continuare a mangiare in modo sano e soprattutto rispettando le tradizioni di ogni posto d'Italia? Bisogna che i ristoranti di ogni posto d'Italia, i ristoratori e i cuochi, siano legati al territorio, soprattutto. Poi la cucina di fantasia va bene, ogni tanto va bene aggiungere e mettere qualche piatto di fantasia, ma gli stranieri vengono in Italia per mangiare che cosa? Non vengono per mangiare cose non legate al territorio. Se la Gioconda di Leonardo fosse non solo al Louvre ma in 50 altri musei, chi bisognò di andare a vedere l'originale al Louvre? Era così la stessa cosa. Abbiamo tantissima biodiversità nel nostro paese, non solo di animali ovviamente, magari di cuore meno, ma di verdure. Abbiamo un mare di piatti, abbiamo una cucina regionale straordinaria. In ogni regione, in ogni provincia facciamo i piatti, la cucina di quel territorio.